Parliamo di mare Mediterraneo, parliamo di seafood, parliamo di Sicilia, ma soprattutto parliamo di dieta mediterranea. Stiamo parlando della seconda conferenza mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea che abbiamo l'onore e il piacere di organizzare qui a Palermo. L'abbiamo fortemente voluta qui a Palermo, l'abbiamo portata, la prima si è svolta a Milano e quindi siamo qui in attesa di vedere i risultati di questi 94 esperti di dieta mediterranea del mondo che sono qui e stanno lavorando nelle oggi in plenaria al Santa Cecilia, domani divisi in 5 location del centro storico di Palermo. Sicuramente l'importanza del pesce mediterraneo nella dieta mediterranea è una cosa fondamentale, come dico spesso però si scontra la dieta mediterranea, quindi l'uso di pesce, con quello che è la sostenibilità del mar Mediterraneo e quindi di conseguenza dobbiamo cercare di avere un consumo, sì, orientato verso il pesce, però sostenibile e soprattutto rispettoso di quello che sono le normative vigenti e ahimè anche di quelle comunitarie che alcune volte ci stressano un po' troppo. La plastica è sempre stato il nemico e cerco nel mio piccolo, nella mia famiglia, di indirizzare verso l'uso di quello che è il vetro, di riciclare. E purtroppo è un male che affligge il nostro mar Mediterraneo, un problema reale che affligge il pianeta. Di sicuro il ministro Costa, ho saputo anche perché c'è un buon ministro, diciamo, indipendentemente dall'orientamento politico, però ha attivato proprio una forte attenzione verso quello che è il plastic free e quindi ha liberato anche le amministrazioni pubbliche, sta facendo una serie di normative. Dieta mediterranea, noi in questo momento lo stiamo vedendo non solo dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, così come lei ha ben sottolineato, ma anche su questa vera e propria emergenza salutistica del nostro territorio che è legato all'aumento delle malattie croniche non trasmissibili, quale diabete, ipertensione arteriosa, tumori. Ebbene, la dieta mediterranea da questo punto di vista è assolutamente il caposaldo per la prevenzione di queste malattie ed è in queste 3 giornate che si farà il punto anche su questo aspetto. Riuscire a fare rete tra i paesi del Mediterraneo. Questo è un altro obiettivo ovviamente della conferenza mondiale che si sta attuando qui a Palermo in questi 3 giorni, è quello appunto di far rete non solo per la sostenibilità dei prodotti della rete mediterranea, ma soprattutto per fare il networking di tutti i paesi che coinvolgono l'area del Mediterraneo affinché non solo l'agricoltura ma anche l'aspetto salutistico sia messo al centro della nostra attenzione. Difendere il mar Mediterraneo nell'interesse anche della salute e dei cibi che poi si vanno a mangiare. Assolutamente, proprio in questo momento c'è una tavola rotonda anche legato per esempio allo smaltimento delle plastiche che stanno invadendo assolutamente i nostri mari e questo è un aspetto non solo legato al rispetto ovviamente dell'ambiente ma anche al rispetto della salute, perché sappiamo che le microplastiche una volta che vengono disperse in mare possono influire anche sul sistema alimentazione. Questo secondo congresso mondiale sulla dieta mediterranea, consideriamo il Mediterraneo il cuore battente della vita e dello sviluppo. La Sicilia, la Tunisia e l'Italia in generale fanno parte della stessa area geografica del Mediterraneo e è un obbligo di tutti proteggere le risorse marittime del Mediterraneo fra tutti quanti noi paesi.